Lega, buongiorno e benvenuto. Allora, come da regole d'ingaggio abbiamo 10 minuti per tutti e tante cose da chiedere e da raccontare. Anzitutto, lei ha fatto il vaccino? Sono prenotato, non sono abituato a saltare la fila né in posta né al supermercato, sono prenotato sul sito della Regione Lombardia. Quello neanche io, lo dico a scanzi di equivoci. Volevo chiedere una cosa, in questi giorni si è parlato molto, l'ha fatto il generale Figliuolo, di 200.000 insegnanti ancora non vaccinati. Poi vediamo tutti i temi della relazione del Presidente, anche perché Di Stefano ha parlato dell'importanza dei vaccini. Ma le chiedo, questi 200.000 insegnanti non vaccinati, che non necessariamente sono dei no-vax, magari sono persone che aspettano, però insomma persone sopra i 50 anni sicuramente, possono diventare un problema da qui a settembre quando si riaprirà la scuola, secondo lei? Io sono per l'educazione, la spiegazione e l'accompagnamento, mai per l'obbligo o la costrizione. Io sono per la libertà d'impresa, la libertà di insegnamento, la libertà di culto, le libertà. Quindi bisogna educare, spiegare, far capire che serve, che la salute viene prima di tutto e l'economia è strettamente legato a un paese in salute. E uno dei motivi per cui abbiamo aderito con entusiasmo al governo Draghi è perché non ne potevo più dei ritardi, degli errori e delle inadempienze di chi stava gestendo la salute degli italiani. Adesso con Draghi e Figliuolo fortunatamente è cambiato il mondo. No, glielo chiedo perché ieri Renzi, poi lo sentiremo tra qualche ora, ha detto che nel caso degli insegnanti come dei medici si potrebbe pensare all'obbligo. Lei non pensa che sia in qualche modo un'emergenza nazionale quella della riapertura delle scuole senza avere alcun rischio? Assolutamente sì, ripeto, se io sono per la libertà, per l'educazione, per l'accompagnamento e non per le liste di proscrizione, lo sono sempre, non a targhe alterne, a giorni alterni. Senta, 220 miliardi fino al 2026 è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che questo governo e questa maggioranza stanno mettendo a terra. E allora, siccome si parla di storia futura, la domanda che le faccio e che farò anche a tutti gli altri leader è questa. Quando si tornerà, diciamo, a un governo politico alla fine della legislatura, qualunque governo si dovrà confrontare con scelte fatte da questa maggioranza, no? Quindi, come dire, è un impegno importante che ora si sta facendo. Non è anche questo un po' limitante? Cioè, vabbè, lei ora è al governo, ma dire da qui al 2026 noi stiamo programmando oggi il futuro, quella sarà la strada, non ci sarà grande margine per intervenire su altro. Ma parto dalla relazione del Presidente, mi sono preso alcuni spunti perché a me piace rispondere avendo ascoltato la persona che ha parlato prima di me e quindi mi sono segnato alcuni punti che si ricollegano anche alla sua domanda. Materie prime, io sono al telefono collegato perché in questi momenti è in corso la Commissione Finanze che sta esaminando tutti gli emendamenti al sostegni bis, quindi noi siamo pagati per dare risposte, non per tratteggiare quadri filosofici. Sono appena stati approvati nelle ultime ore 100 milioni di euro per la variazione appalti in edilizia, per se ci sono degli sbalzi superiori all'8% e con l'acciaio che aumenta del 150% alcune aziende rischiano di saltare per aria. Sugli appalti ho sentito citare il modello Genova. Io ricordo a me stesso che il ponte che molti di voi avranno percorso è stato ricostruito a tempi di record, 1 anno e 5 mesi, 1.000 operai, lavoro H24 tranne che il giorno di Natale su richiesta dell'arcivescovo, non un giorno di ritardo, non una tangente, non un incidente sul lavoro, quindi questo modello è assolutamente applicabile in tutta Italia. C'è qualcuno che è ostile ai lavori, alle opere, ai cantieri, alla TAV, alla TAP, c'è la Gronda di Genova che è già finanziata per 4 miliardi che è ferma per motivi inspiegabili, quindi forse per me noi stiamo lavorando come Lega al governo e in Parlamento per applicare il modello Genova a tutti i cantieri fermi in Italia che cubano circa 70 miliardi di euro di opere già finanziate e non cantierate. Perché abbiamo scelto di entrare in questo governo? Anche per il motivo di cui lei parlava. Ci sono 229 miliardi, 2/3 a prestito, da spendere e rendicontare entro il 2026 e da restituire entro il 2056. Mio figlio è del 2003, quindi li restituirà quando avrà 53 anni. Se ho questo investimento nel futuro da spendere, voglio essere nella stanza dove si decide. Mi prendo la responsabilità, forse è più difficile, di non stare fuori e contestare quello che non va,
ma di entrare nella stanza dove si decide e accompagnare il processo di spesa e cambiamento. Non faccia polemica con la Meloni. Poi l'ambizione è quella di vincere le elezioni fra un anno e mezzo e quindi poi di gestire i 5 anni di messa a terra di questi fondi. Non perdo tempo a fare i complimenti per quello che c'era nelle due relazioni prima di me. Aggiungo una riflessione che tanti imprenditori e tanti investitori stranieri mi pongono sul tavolo quando mi dicono perché mi piacerebbe venire in Italia, ma ancora non ci arrivo. Pubblica amministrazione, sì. Revisione del codice degli appalti, io sono più europeista di tutti, perché io vorrei la sospensione immediata oggi del codice degli appalti italiano e l'entrata in vigore del codice degli appalti europei, che è molto più snello e molto più veloce, perché se non riformi la burocrazia italiana tu i soldi non li spendi. Giustizia, giustizia. L'Italia è 27esima su 27 per efficienza e velocità della macchina giustizia. Un processo civile dura in media 7 anni e 4 mesi e siamo ultimi financo dopo la Grecia. E per rientrare di un credito commerciale un imprenditore italiano ci mette 3 anni, che è più del triplo della media europea. Se non si riforma la giustizia italiana in termini di efficienza, le imprese saranno sempre in sospeso e c'è un giudice che può bloccarti imprese che fatturano miliardi per poi dirti dopo qualche anno: mi scusi, ho sbagliato. Senza una giustizia giusta l'Italia non sarà mai un paese civile. Ecco, per questo abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo le firme per il referendum. Mi auguro che il Presidente venga a firmare a Genova oggi in piazza. Mi dà un grande assist esattamente per commentare la notizia del giorno. Ieri il Consiglio dei Ministri all'unanimità, dopo qualche stop and go, ha approvato la riforma della Cartabia. La cosa che le chiedo però è questa, cioè questi referendum, i 6 referendum radicali, ai quali anch'io peraltro ho aderito, ma interessa poco, non sono un po', come dire, un ostacolo alla riforma generale che la Cartabia ha pensato? No, è vero il contrario. Perché vanno insieme? È vero il contrario, perché si occupano di materie di cui non si sta occupando il Parlamento e sono uno stimolo al Parlamento perché faccia dopo 30 anni quello che non è riuscito a fare. C'è una bella intervista oggi su Il Giornale di una delle più note avvocate divorziste italiane, Anna Maria Bernardini De Pace, che addirittura dice che questi referendum sono più importanti financo di quelli sul divorzio e sull'aborto. Non entro nel merito. Sono cose che Pannella diceva 15 anni fa, cioè sono gli stessi referendum di 15 anni fa. Che il Parlamento tradì con la riforma Vassalli. Separazione delle carriere dai magistrati. La finale Italia-Inghilterra non può essere arbitrata da una persona che la settimana dopo vada in ritiro o con l'Italia o con l'Inghilterra e soprattutto responsabilità civile diretta dei magistrati. Negli ultimi anni ci sono stati 30.000 italiani, fra di loro molti imprenditori, ingiustamente indagati, condannati, incarcerati e poi assolti con risarcimenti per 900 milioni di euro. Tutto il mondo del lavoro se sbaglia paga, un imprenditore se sbaglia paga, un medico se sbaglia paga, un giornalista e financo un politico se sbagliano pagano. C'è solo una categoria di lavoratori che in Italia ha a che fare con la vita e con la libertà dei cittadini e delle imprese e se sbaglia non paga. Io voglio un paese civile dove ognuno sia responsabile del lavoro che fa o dei ritardi e degli errori che commette. Altre due questioni rapidissime. Il governo Draghi durerà fino alla fine della legislatura, secondo lei? Io mi auguro assolutamente di sì, perché una figura come Draghi non ci ricapita più per i prossimi anni e quindi conto che l'Italia possa sfruttarlo, lo dico molto concretamente, il più a lungo possibile come Presidente del Consiglio e più avanti spero con altri incarichi che mettano al riparo il nostro Paese da pericoli che sono sempre incombenti. Al Quirinale? Non decido io per lui. No, lo però stimo come Presidente del Consiglio, lo stimerei e lo stimerò in altri incarichi per cui avrà il sostegno della Lega qualora scegliesse di farlo. Beh, è una notizia. E può essere Draghi al Quirinale, può essere un nome oltre a Berlusconi ovviamente, no? Ma non decido io. Il Quirinale è febbraio 2022. In questo momento decide è in corso la Commissione Bilancio della Camera. C'è ad agosto da approvare una riforma fiscale dove noi abbiamo messo avanti alle altre riforme il taglio dell'IRAP, perché a proposito di crescita, tassare il lavoro e tassare anche le perdite dopo un anno e mezzo di Covid mi sembra demenziale. Quindi io penso che questo Paese in questo momento abbia bisogno dell'intervento oggi e sono contento dell'accenno alla natalità, perché qualcuno pensa che le culle vuote italiane possano essere sostituite in altra maniera.
io voglio un paese a misura di famiglia, non entro nel merito di quale famiglia perché stiamo parlando da mesi del DDL Zan e quindi o altre... Sì, per carità di Dio, ma io sono contro l'abuso e la discriminazione in generale, quindi sono un liberale, ognuno va a cena con chi vuole e ama chi vuole. Quello per cui non mi convinceranno mai della bontà di alcuni passaggi di questa legge è portare la teoria gender nelle scuole o inventarsi nuovi reati di opinione perché ritiene che la mamma si chiami mamma e il papà si chiama papà. Però questo è un discorso che non riguarda oggi. Investire sui figli, e abbiamo insistito per i 5 miliardi di euro nel recovery plan per asili nido e scuole materne, è assolutamente fondamentale. Altro grande tema per chiudere, la questione dell'Europa. Ora, diciamo, gli anti-europeisti, così, questo cliché di cui si è spesso raccontato, non esistono più, non si trovano più gli anti-europeisti, forse soltanto paragone. Ma nella sua relazione il Presidente fa riferimento esplicito all'Europa, in particolare dice e auspica la nascita di un ministro delle finanze europeo. Quindi il dibattito oggi è tra chi ha in mente un modello d'Europa riformato, ma diciamo per semplificare, con più poteri all'Europa ben definiti, e chi è invece ha in testa legittimamente un modello in cui lo Stato sovrano torna a essere, come dire, protagonista. Allora, in tutto questo le chiedo, l'idea di avere un ministro delle finanze europeo non le piacerebbe? Sarebbe un ottimo modo per sconfiggere, ad esempio, i paradisi fiscali. Lussemburgo, contro cui lei spesso si è anche giustamente scagliato, è un paradiso fiscale. Se ci fosse un ministro delle finanze europeo, questo forse non sarebbe possibile. Guardi, noi siamo nel cuore dell'Europa, siamo un paese fondatore dell'Europa. Siamo in Europa, però io voglio esserci da protagonista, non da subalterno. Non ci sono gli europeisti e gli anti-europeisti, ci sono stati i sovranisti. Parto dalla relazione. La tassa sulla plastica è europeista? No, è una tassa stupida, perché le aziende italiane sono fra le più avanzate a proposito di economia circolare. Una doppia tassa sulla plastica italiana ed europea non è un favore né all'Italia né all'Europa né all'ambiente. Quindi io contesto la tassa sulla plastica non da sovranista, ma perché non aiuta lo sviluppo delle aziende e della tutela dell'ambiente nel nostro paese. Il ritorno all'austerità e alle politiche di tagli di bilancio al 3% dal 1 gennaio 2023 è europeista? No. Non sarebbe un percorso di accompagnamento a una crescita che al 1 gennaio 2023 dovrà essere alimentata e non soffocata. Il Nutri-Score, il cosiddetto semaforo rosso che decide che il grana padano fa male alla salute e la Coca-Cola Light invece fa bene alla salute e al bollino verde, è europeista? No. Danneggia il Made in Italy, danneggia la nostra salute. Quindi ragioniamo in termini concreti, pragmatici, di Europa. Io ambisco a guidare un movimento che non a caso sul Sole 24 Ore di questa settimana ha eletto per il quinto anno consecutivo i migliori governatori d'Italia e ha i sindaci fra i mille che abbiamo fra i più preparati d'Italia. Quindi io non sto a Italia, in Italia e Inghilterra mi metto la maglietta della nazionale domenica sera e tifo chiaramente per una delle due squadre. L'Europa c'è, ci sarà, l'abbiamo fondata. L'Europa, i padri fondatori l'hanno pensata sulla piena occupazione, quindi al di là delle regole e degli algoritmi di cui parlava il Presidente, pensiamo al lavoro, alle famiglie, allo sviluppo sostenibile. Saremo in Europa, ci rimarremo a lungo da protagonisti, però se alcune regole danneggiano la crescita economica italiana, io non ho il diritto, ma ho il dovere di dire di no. Diciamo in conclusione, lei si sente, come dire, più vicino a quei paesi dell'Europa che guardano all'Occidente o ancora, diciamo, rispetto a Ungheria, Polonia, che hanno un'altra visione, hanno anche altri referenti, Orban l'ha detto molto chiaramente, la Russia, la Cina, cioè Orban, diciamo, ha un'altra visione dell'Europa. Lei tra queste due a chi si sente più vicino? A quella francese, spagnola, italiana di Draghi? Oppure con Orban ancora c'è un rapporto molto molto stretto e lo considerate un punto di riferimento? Con Orban c'è il rapporto che c'è con Macron, con la Merkel e con altri premier che hanno la dignità di essere premier. I rapporti con la Cina mi sa che li dovrà chiedere a qualcuno che ci sarà nel corso della giornata dopo di me, perché io preferisco le democrazie e le libertà dal punto di vista economico, sociale, culturale, quindi da quel punto di vista non ho dubbio alcuno. Io sono stato in Ungheria di recente con le imprese italiane e ogni giorno apre una impresa italiana
che delocalizza in Ungheria. Perché? Perché sono sovranisti, sono matti? No, perché la tassazione sulle imprese in Ungheria è al 9%. Non sarà questo il governo che applica la flat tax. La prima riforma che vorrei applicare qualora gli italiani ci dessero fiducia in base ai programmi e alle competenze è una riforma del sistema burocratico e amministrativo sulla logica del silenzio assenso. Io, come in altri paesi europei, vengo in un ufficio pubblico a presentarti una mia domanda per il mio capannone. Se non mi rispondi in 30 giorni vuol dire che io ho diritto di fare quello che voglio fare e parto con i lavori senza aspettare 6 mesi in attesa che il geometra di turno mi dia la sua risposta. E poi un pesante taglio delle tasse. Noi abbiamo combattuto, e mi taccio, in questi giorni per evitare l'ipotesi di nuove tasse, e la sintonia mia con Draghi da questo punto di vista è totale, perché il solo annunciare una tassa patrimoniale o una tassa di successione fa scappare investitori e investimenti. L'ultima cosa di cui c'è bisogno in questo periodo sono nuove tasse. Lasciamo che le imprese corrano e facciano le imprese e lo Stato faccia quel poco che deve fare bene, senza introdursi in uffici e in studi professionali che in questo anno e mezzo hanno dato l'anima e che io penso saranno il boost fondamentale per la ripartenza dell'Italia. Grazie senatore Salvini, siamo stati grazie anche nei tempi. Evviva, buon lavoro. A te. Allora,